Grazie signor Presidente. Signor Ministro e colleghi senatori, il disegno di legge oggi in esame racchiude nel suo nome l'obiettivo che si prefigge, cioè l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione in grado di rispondere prontamente alle esigenze e alle richieste dei cittadini e al loro servizio. Prevede un riassetto della macchina pubblica attraverso diverse misure, dalla riforma della dirigenza ai controlli biometrici in funzione antifurbetti del cartellino, fino alla semplificazione burocratica. La volontà è di estendere le buone pratiche coniugando rigore e premialità, nonché rendere l'azione amministrativa più veloce e certa, a beneficio del Paese e dei cittadini. Il provvedimento si compone di 6 articoli, ma il cuore pulsante della riforma per una pubblica amministrazione efficiente è contenuto nei primi 2. L'articolo 1, infatti, prevede l'istituzione del nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato Nucleo della Concretezza, che dovrà far rispettare il piano triennale predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, avente l'obiettivo di a. garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento. B. Implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni con l'indicazione dei tempi per la loro realizzazione delle azioni correttive. Per realizzare la sua funzione, il nucleo si avvarrà di 53 unità di personale e lavorerà in collaborazione con l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, svolgendo sopralluoghi e visite presso le singole amministrazioni e proponendo eventuali misure correttive con l'indicazione di tempi di realizzazione. La mancata attuazione delle misure comporterà responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dirigenti e l'iscrizione dell'amministrazione in un'apposita blacklist. Le critiche circa una sovraesposizione o duplicazione tra il nucleo e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ci appaiono alquanto strumentali, visto che il nucleo della concorrenza piuttosto serve ad implementare le strutture della pubblica amministrazione già esistenti, individuando le criticità ed indicandone i rimedi. Non di minore importanza sono le misure contenute nell'articolo 2 per il contrasto all'assenteismo, fenomeno che riteniamo debba essere sì punito con le sanzioni, ma prima ancora deve essere impedito e evitato. Se in alcuni uffici pubblici i dipendenti lavorano privi di motivazione, è anche perché talvolta devono sopperire al lavoro del collega assenteista, il che provoca in essi un senso di frustrazione e di impotenza. È giusto e doveroso tutelare e premiare i tanti dipendenti pubblici per bene ed onesti che fanno il loro dovere, mentre bisogna punire con fermezza chi se ne approfitta. Troppi casi di cronaca di dipendenti che nell'orario di lavoro risultano essere a fare la spesa o a giocare a tennis o chissà dove, mentre i colleghi compiacenti timbrano al loro posto. Basti ricordare l'eclatante caso di Sanremo nell'ottobre del 2015, con 196 dipendenti coinvolti su circa 400 impiegati, o quello dell'ospedale napoletano Loreto Mare nel febbraio del 2017, che ha visto 94 persone indagate e 55 raggiunte da un ordine di custodia cautelare. L'assenteismo è una piaga diffusa, perché gran parte dei lavoratori pubblici si sente tranquillo, protetto dal posto fisso e di conseguenza incline a farsi gli affari propri. C'è poi una sorta di omertà negli uffici, con colleghi compiacenti o costretti a compiacere, perché, come ha dichiarato il ministro Bongiorno, è difficile denunciare il proprio collega, visto che con questo si deve condividere. Per non parlare di dirigenti distratti, perché, come ribadito lo stesso Ministro, in più occasioni può sfuggire al dirigente l'assenza ingiustificata sporadica, ma non quella cronica.
L'introduzione di sistemi di controllo biometrici è funzionale alla necessità di creare deterrenti per prevenire il fenomeno dell'assenteismo cronico, stroncandolo alla radice e dare contemporaneamente un segnale forte di solidarietà al dipendente corretto ed un messaggio che la pacchia è finita al furbetto del cartellino. Non di minore importanza è l'articolo 4, disposizione che rende il disegno di legge un provvedimento collegato alla manovra di bilancio. Dopo anni di blocco, prima totale e poi parziale delle assunzioni, giustificato da logiche di spending review, ma che nei fatti ha avuto conseguenze disastrose, specie per quei comparti con forte carenza di organico, contribuendo ad aumentare la precarietà nella pubblica amministrazione, viene previsto lo sblocco totale del turnover nel 2019, con assunzioni mirate. In particolare si prevede che le assunzioni possano essere fatte nel limite del 100% della spesa dell'anno precedente, aprendo quindi alla possibilità di assumere più persone di quelle uscite, purché nel limite della spesa dell'anno precedente. Si ricorrerà ai concorsi, ma anche, per velocizzare i tempi, allo scorrimento delle graduatorie. Si guarderà soprattutto le competenze nella digitalizzazione e nella semplificazione di procedimenti amministrativi, ma anche nella gestione di fondi strutturali e della contrattualistica pubblica. Un maxi piano di assunzioni che porterà ad un significativo ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato, nel prossimo triennio i dipendenti pubblici in uscita, grazie anche al meccanismo della cosiddetta quota 100, che la Lega attuerà nei prossimi mesi, potrebbero raggiungere le 450.000 unità, circa 150.000 all'anno, il che, col conseguente sblocco delle assunzioni, significherà circa 450.000 nuovi posti di lavoro per i nostri giovani. A nome del gruppo Lega Salvini Premier, auspico ampia condivisione di tali norme e quindi una rapida approvazione del provvedimento. Le 400.000